27 gennaio ci dicono che è la giornata della memoria. Ricordiamo un genocidio, per così dire imparare e non ripetere dagli stessi errori. Ma eccoci qua, 114 giorni che Israele sta compiendo un genocidio contro la popolazione palestinese di Gaza. 114 giorni di genocidio. Se il 27 gennaio è stata istituita per non dimenticare, e allora io vi dico che siete degli ipocriti, siete dei pagliacci. Non ci deve essere una scala di importanza. Un genocidio è un genocidio e rimane tale, sia esso in Europa, in Medio Oriente o in Africa. Un genocidio è un genocidio. E un giorno tutti i sionisti pagheranno per quello che stanno facendo. Sionisti non sono solo gli israeliani. Sionista è anche il governo italiano, alleato con Israele. Chi sono i criminali? Chi sono gli assassini? Chi sono i terroristi? Israele criminale. Parliamo di 26.422 vittime. Parliamo di 10.000 bambini, 8.000 dispersi. Parliamo di 65.000 tonnellate di esplosivo sganciate su una striscia lunga 40 km, larga 12. 65.000 tonnellate.